e adesso è arrivato il momento di ascoltare l'amico Luciano Scofoni. Carissimi, grazie a tutti per essere intervenuti in questo incontro che insieme all'amico Rivellini abbiamo voluto sollecitare pur non essendo candidati. Molto spesso capita che ci si impegni anche quando non si è candidati proprio perché abbiamo una diversa mentalità, una diversa concezione della politica che è servizio, non servirsi della politica. Noi abbiamo la concezione di chi vuole servire il popolo, di chi vuole servire la propria comunità e quindi sappiamo che questo è un momento difficile, è un momento importante, delicato per la nostra nazione, perché evidentemente andiamo con queste elezioni del 24-25 febbraio a definire la prospettiva, il percorso del nostro paese nei prossimi 5 anni, qualcuno dice che forse tratta soltanto di qualche mese, ma certamente del futuro, dopo questo anno di governo Monti che c'era stato proposto a noi come PDL ma a tutta l'Italia come il salvatore della patria. Ricordate uno dei primi decreti che ha fatto Salva Italia, non aveva certamente pudore nelle sue espressioni questo senatore Monti, che si è proposto come salvatore, come colui che doveva immediatamente, nel giro di qualche modo, di qualche mese, addirittura ricordo un certo Enrico Letta che diceva che bastava soltanto annunciare le dimissioni di Berlusconi e della nomina di Monti perché la situazione politica ed economica in Italia cambiasse dal nero al bianco, dal giorno alla notte. In realtà noi sappiamo che così non è andata, che questo anno ha messo a dura prova questo paese. Questa campagna elettorale si svolge, lo diceva prima Bianca, in una situazione, in un contesto molto difficile. Non a caso è dominata dalla questione economica, è dominata nel dibattito politico dalla questione delle tasse, è dominata dalla questione finanziaria, è dominata dagli indici purtroppo tutti negativi della produzione industriale, della disoccupazione che è arrivata a record eccezionali che non si vedevano da decenni. Oggi abbiamo circa il 12% della forza lavoro disoccupata, ma soltanto di quelli iscritti al collocamento, poi ci sono tutti quelli che addirittura hanno perso la speranza, sono disperati e non si iscrivono nemmeno al collocamento, quindi con una cifra in assoluto che sfiora i 3-4 milioni di persone disoccupate, a cui bisogna aggiungere la sfera dei precari, la sfera dei cassi integrati, cioè una situazione davvero molto complicata a cui ci ha portato questo governo attraverso una politica che certamente è stata di rigore inteso come tassazione, come reperimento di fondi per la situazione dell'aspetto finanziario dello Stato, ma certamente non è stato né equilibrio, né equità, né sviluppo. Vi ricordate le tre parole di Monti? Rigore, equità, sviluppo. Rigore l'abbiamo visto, rigore l'abbiamo subito in tutte le categorie più deboli della nostra nazione, del nostro paese, ai giovani disoccupati, i pensionati hanno visto molto rigore, ma certamente non abbiamo visto equità, non abbiamo visto sviluppo, con una condizione nella quale appunto bisogna trovare il modo di rispondere a questa situazione. Questa campagna elettorale dovrebbe essere questo. E penso che nel panorama degli interventi che si sono sviluppati in questi mesi, in queste settimane, il Popolo della Libertà ha dato delle indicazioni molto chiare, molto precise. Ci sono due concezioni che si fronteggiano, quelle del centro-sinistra e quelle del centro-destra.
quella del centro-sinistra che punta ad ampliare la spesa per far fronte, dal loro punto di vista, ai bisogni sociali, ma quindi aumentando la spesa aumentano le tasse indefettibilmente, e quindi invece pensa di muoversi sul piano dell'incentivo allo sviluppo, perché più c'è sviluppo, più c'è movimento, più c'è consumo, più c'è attività, più probabilmente aumentano anche il gettito fiscale senza dover aumentare le tasse. Quindi due concezioni diverse, due concezioni che si affrontano in quello che dovrebbe essere il bipolarismo che abbiamo conquistato in questi anni di Seconda Repubblica. Se c'è una conquista importante, se c'è un punto fondamentale che è stato raggiunto anche nella concezione degli italiani in questi anni dal 94 ad oggi, è l'affermazione del concetto bipolare, di cui parlava prima anche Gianluca, lo ha detto con grande chiarezza. Ecco, oggi noi abbiamo un attacco anche a questo concetto, c'è il tentativo di mischiare tutto di nuovo, di creare una confusione di partiti, di tornare a una sorta di proporzionalismo per rimettere in discussione quella concezione bipolare che noi avevamo affermato in questi anni, quella concezione per cui tu quando vai a votare sai quale programma stai votando, sai quale coalizione stai votando, sai quale premier stai votando. Ecco, tutto questo che dà la possibilità di determinare un rapporto forte fra eletto e responsabilità rispetto all'elettorato, tutto questo è messo in discussione, è una delle questioni che è messa in discussione. Così come una delle questioni messe in discussione ed è stata sottolineata dall'amico Villa di prima, è la questione della sovranità, su cui noi avremmo dovuto probabilmente fare una battaglia ancora più forte, perché uno dei motivi per cui è stato fatto fuori Berlusconi è certamente un motivo di carattere internazionale. Nessuno ci toglie dalla testa che tutti gli scandali sollecitati sulla questione delle oggettine o sulle questioni che hanno attaccato il presidente Berlusconi sono soltanto il paravento e l'alibi strumentale per far fuori un leader che era scomodo ed è scomodo a livello europeo e a livello internazionale. Quando si vuole attaccare l'Italia, noi dobbiamo essere i primi a difendere il nostro interesse nazionale. E a proposito di interesse nazionale, una parentesi per commentare anche quello che sta accadendo in questi giorni sul piano del rapporto con la magistratura, vero senatore Compagna? Quando ci sono molte, troppe sentenze convergenti, troppe ordinanze convergenze, per cui la magistratura interviene a gamba tesa per mettere in difficoltà non soltanto alcuni settori, alcuni partiti rispetto ad altri, ma anche mettendo in difficoltà l'assetto nazionale. Io penso per esempio all'ILVA, dove è stato messo in discussione con ordinanze di PM due principi fondamentali, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Ecco, un contrasto messo in evidenza. Penso per esempio alla Fincantieri, dove con l'altro intervento a gamba tesa della magistratura si mette in discussione la trasparenza e l'attività industriale. Penso al caso Pollari, dove con un altro intervento si mette in contrasto la dignità individuale e la sicurezza nazionale. Ecco, io non voglio dire, e non vi ho parlato di questioni che riguardano i partiti, che riguardano Berlusconi, vi parlo di questioni che riguardano l'interesse nazionale. Io non voglio dire che ci siano delle congiure, non voglio dire che ci siano dei complotti,
ma certamente ci sono materia, c'è materia di riflessione. Il prossimo Parlamento, senatore Compagna, tu che certamente sarai presente, il prossimo Parlamento dovrà affrontare anche questo tipo di problema in una nazione dove il potere del singolo magistrato, a prescindere se c'è complotto, se c'è motivazione, se c'è pregiudizio, può essere pregiudizievole per l'interesse nazionale. Questo noi non possiamo consentirlo. Noi dobbiamo avere la coscienza e la capacità di poter controllare questi fenomeni. Immaginate se una cosa del genere potesse succedere negli Stati Uniti, o potesse succedere nella Russia, o potesse succedere in Francia. Sono nazioni dove hanno una coscienza nazionale che affronta certamente i principi del diritto, perché chiunque sbaglia deve pagare, la legge vuole per tutto e su questo non ci piove, ma con quegli accorgimenti necessari per poter salvaguardare l'interesse nazionale ed evitare, per esempio, che sull'Ilva piombino le fabbriche di acciaierie tedesche, che sulla Fincantieri piombino e se la mangino le fabbriche e le industrie americane, e noi siamo qui naturalmente a pagare il prezzo di questa incapacità nazionale. Allora, da questo punto di vista io vorrei sapere qual è la forza politica che oggi può difendere questo interesse nazionale in Italia. Il centro-sinistra, Monti, che ha dichiarato, come ha ricordato Villari poco fa, che ha dichiarato che la Merkel non vuole che in Italia si faccia un governo o l'altro. È mai possibile che un Presidente del Consiglio in carica, tra l'altro perché è ancora in carica, possa fare gioco elettorale pensando alle dichiarazioni di quello che vuole il capo dello Stato di un altro paese? È davvero qualcosa di allucinante, poco credibile, e che dimostra come siamo di fronte ad un tecnico che forse avrebbe fatto bene a rimanere alla Bocconi, avrebbe fatto bene a rimanere nelle aule di insegnamento, ma che certamente non ha, e ha dimostrato certamente di non avere il carisma e la caratura per poter svolgere un ruolo di livello politico. La politica è ben altra cosa che non la tecnica, e tra l'altro questo governo tecnico, abbiamo anche visto le sue capacità tecniche in un governo che addirittura ha inventato una nuova categoria sociale, gli esodati, cosa che prima non sapevamo che esistesse. Oggi con questo governo abbiamo anche scoperto gli esodati, cioè coloro che escono fuori dal ciclo produttivo, ma non sono né stipendiati né pensionati, restano là senza cassa integrazione, senza sapere cosa sono. Esodati che secondo questo governo tecnico dovevano essere 50.000 e invece hanno sbagliato, poco, non 51, non 52, 350.000, 400.000, questo è il governo tecnico, ci ha regalato queste cose, e si potrebbe continuare anche su questo argomento. Ecco, io penso di aver dato una carrellata di argomentazioni su quella che è la situazione attuale. Voglio concludere, perché gli ho detto tempi europei, ma per gli altri io mi sono messo un po' di tempo all'italiano, un po' di tempo alla napoletana. Vorrei concludere soltanto, ecco, dando anche il senso profondo di questa manifestazione di questa sera. Gran parte di noi veniamo da un lungo percorso storico, veniamo da quella che era radicata nella città di Napoli come destra nazionale, come destra sociale, nata con il Movimento Sociale Italiano, passata attraverso l'Alleanza Nazionale, approdata con convinzione nel Popolo della Libertà. Un processo che ha visto una destra capace di saper rispondere ai bisogni della città, ai bisogni della società, adeguandosi a un'evoluzione politica, a un processo politico di ammodernamento, giungendo a completare il percorso nella unificazione del Popolo della Libertà, che vede insieme tutti coloro, tutte le componenti che sono unite dal principio della libertà, appunto, dal principio della democrazia, dal principio della nazione,
dal principio liberale, dal principio solidale, unendo insieme le forze liberali, cattoliche, nazionali, in una formazione mirabile che ha sconfitto più volte la sinistra, ed è l'unica formazione che può farlo. Ecco perché abbiamo voluto dare questa presenza questa sera, per riaffermare l'importanza di questo percorso che non può tornare indietro. C'è qualcuno che, sbagliando a mio avviso, pensa di poter tornare indietro, di portare la destra di nuovo fuori da questa concezione unitaria, relegandola di nuovo in una posizione marginale e ghettizzata. Io dico di no, ma è più la destra ghettizzata. La destra, con pieno diritto, deve far parte di una formazione politica ampia, con piena cittadinanza, capace di poter rappresentare gli interessi della nazione, con quella concezione che è maggioritaria nel paese. C'è un bellissimo articolo di qualche settimana fa di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera che dice chiaramente: l'Italia è un paese dove predomina la maggioranza di moderati, dove predomina la maggioranza di centrodestra, e soltanto quando è spaccata la formazione di centrodestra fra centro e destra vince la sinistra. Noi dobbiamo impedire che vinca la sinistra tenendo insieme il centrodestra in Italia. Viva il popolo della libertà!